passaggio chiave questa mattina per quanto riguarda il processo sull'agguato del bar del Parco di Pescara avvenuto il 1 agosto del 2022, dove a perdere la vita fu l'architetto Walter Albi, mentre rimase ferito Luca Cavallito, che invece si salvò fingendosi morto. Proprio Cavallito, diventato testimone chiave della vicenda, è stato sottoposto all'esame della pubblica accusa e del controesame del collegio difensivo. Onestamente, rispetto al contesto in cui maturano i fatti, c'è una problematica di questo tipo che poi di fatto diventa giuridica. Vedremo poi al momento delle conclusioni. Cavallito, dopo due anni da quel fatto, è apparso molto deciso nelle sue risposte, ripercorrendo non solo l'agguato di quella sera, ma come i tre imputati, Mimmo Nobile, Natale Ursino e Maurizio Longo, entrano nella vicenda. Ci è apparso abbastanza lucido, sereno, anche deciso nella sua ricostruzione. Ma è perché lui ha detto la verità, e quindi nel momento in cui la testimonianza si basa su dei fatti realmente accaduti, non ha avuto nemmeno paura, se vogliamo, di esporsi lui personalmente, quindi la vicenda ha riguardato la morte di quello che è un suo amico di 30 anni, una vicenda che, se vogliamo, si sarebbe anche potuta risolvere in altri modi, considerato, lo avete sentito oggi in udienza, lui più volte ha detto: io non avevo nulla, avrei ricominciato da capo. Quindi comunque la sua precisione deriva dal fatto che quei fatti lui li ha vissuti direttamente, realmente, non c'è stato nulla. Cavallito conferma di aver conosciuto Natale Ursino nel 2020, ma che i rapporti si sarebbero deteriorati in seguito alla mancata consegna di un carico di 300 kg di cocaina provenienti dall'Ecuador. Quel carico non arrivò mai a destinazione. A quel punto Cavallito e Nobile partirono per Fiume, dove presumibilmente era giunto il carico, ma lì i due non arrivarono mai perché ritenuta una missione poco sicura. In tutto questo, Walter Albi, in difficoltà economica a seguito di investimenti rivelatisi truffa in un secondo momento, iniziò a chiedere soldi ad Ursino, mai restituiti. Albi, allora, per sdebitarsi, propose di effettuare rotte oceaniche verso l'Australia, aiutando persone con problemi giudiziari, ma anche questa promessa fu disattesa. Cavallito, intanto, aveva però deciso di tirarsi fuori da questa situazione, mettendo a garanzia la sua casa dal valore di 400.000 euro, mai formalizzato. Albi, ormai investito dai debiti, decise di accollarsi la spesa della partita di cocaina, convinto che una volta risolto tutto sarebbero entrati i soldi necessari. Evidentemente i rapporti si erano ormai incrinati e si arriva così al 1 agosto. Cavallito conferma di aver riconosciuto la voce e il viso dietro il casco di Mimmo Nobile e di questo non ha mai dubitato. Attimi di tensione a fine mattinata, Cavallito, con la frase "mi aspettavo una visita, ma forse erano impegnati in qualche festa", scatena la reazione di Mimmo Nobile, che inveisce contro di lui e gli avvocati di parte civile. Ascoltate tutte le testimonianze, il giudice ha rinviato alla prossima udienza che si terrà il 31 ottobre alle ore 9, poi a fine novembre 4 date per chiudere il processo.